C'erano 296 filippini e 201 indiani tra l'equipaggio della Costa Concordia. Una vera e propria Babele di lingue, come è stata definita da alcuni superstiti che hanno lamentato una grave disorganizzazione nella gestione dell'emergenza. Pesanti le accuse ai marittimi, che secondo alcune testimonianze avrebbero tralasciato le procedure di soccorso per tentare per primi di raggiungere le scialuppe. Su questa versione non concorda tuttavia Lorenzo Barabba, direttore dei servizi alberghieri di bordo. Secondo lui, infatti, i membri dell'equipaggio si sarebbero tuffati in mare per soccorrere quei passeggeri che tentavano di abbandonare la nave a nuoto senza nemmeno attendere le scialuppe. A difesa dell'equipaggio è intervenuta anche Costa Crociere. Posso soltanto dirle, e mi dispiace se mi commuovo, che tutti i nostri membri dell'equipaggio sono comportati da eroi. Tutti. Va rilevata inoltre la grande richiesta di marinai filippini tra le imprese occidentali. La vita nell'arcipelago del sud-est asiatico, caratterizzata dalla grande importanza della pesca, pare ne faccia esperti navigatori nonché dipendenti di poche pretese. Tra quelli a bordo della Concordia si contano 21 feriti, ma tutti si sono salvati. C'è invece un disperso tra i 201 marinai di origine indiana.